Abbiamo qui in officina una Mercedes, in questo caso una classe B, 4MATIC, con un problema al ripartitore posteriore. Allora, prima di tutto, questo sistema è molto simile all'Aldex e lo utilizzano tutte le Mercedes col motore praticamente trasversale, quindi non le vere Mercedes che sono dalla classe C a salire, ma come ha fatto BMW, tutto il segmento medio, praticamente dai monovolume che hanno fatto, che utilizzano un motore girato per trasversale col, in questo caso, cambio doppia frizione. Quindi la classe A, la B, la CLA, la GLA, la G... Tutte G. tutte quelle con motore trasversale. Non chiedetemi i nomi perché neanche io me li ricordo, perché hanno fatto un milione di modelli. Qui abbiamo appena smontato il differenziale posteriore, vedete che è proprio piccolissimo dallo spazio che occupa, ma anche dal semiasse, vedete che hanno proprio dei semiassi piccolini. Questo è il differenziale smontato, concettualmente assomiglia tantissimo all'Aldex, sono riusciti a farlo ancora più piccolino, più contenuto. Problemi sono praticamente principalmente dettati dalle frizioni che non riescono a più farlo lavorare correttamente, quindi voi in manovra sentite che strappa in gergo dal retrotreno, sentite i sobbalzi ed è diventa anche molto rumoroso perché le frizioni ovviamente non ce la fanno più, strappano e in questo caso poi è da revisionare. Differenziale molto piccolo, concettualmente simile all'Aldex, l'hanno fatto ancora più compatto. Spiegandolo velocemente, allora nell'albero primario c'è il gruppo frizioni che viene attuato dal suo attuatore, che è molto piccolo, che è questo, e da pressione praticamente si agganciano le frizioni o le sgancia. Poi ha la sua coppia conica col suo differenziale, che è piccolissimo, e quindi fondamentalmente è classico, un po' sì, come, concettualmente come l'Aldex. In pratica il difetto più grande qual è? Che quando sterzate sentite degli strappi dal retrotreno, proprio una macchina che sobbalza, o comunque una rumorosità non normale. Quello dipende dalle frizioni che non funzionano più correttamente, danno praticamente, cominciano a saltare, a strappare e danno il colpo anche ovviamente al pignone e alla corona e la macchina in pratica diventa inutilizzabile. La nostra revisione funziona così: andiamo a sostituire completamente l'albero primario, testiamo l'attuatore al limite, come che spesso capita, lo sostituiamo. Andiamo a sostituire anche la coppia conica, perché dai colpi che prende si rovina il pignone solitamente, e ovviamente il gruppo cuscinetti, e poi andiamo a fare il solito tiraggio della coppia conica, rimontiamo tutto, facciamo gli adattamenti e la macchina a posto. Perché si rovinano i differenziali 4MATIC di Mercedes? Perché sono macchine che principalmente vengono usate tantissimo in città, quindi sono macchine che piacciono tanto di solito alle donne, perché comunque la classe B, secondo me, la vecchia soprattutto, è stata una macchina super indovinata, ancora più della classe A. E il problema principale è che 4x4, comunque con sterzate strette o comunque utilizzo cittadino, ovviamente viene più sollecitato, come tutta la vettura. E le gomme sono super importanti, bisogna sempre tenerle ovviamente della stessa marca e usura all'anteriore e posteriore. Io dico sempre di comprare tutto il treno insieme, perché almeno avete le gomme della stessa annata, fondamentalmente con lo stesso grip, e di tenerle girate, visto che queste macchine hanno sempre le misure davanti e dietro uguali, le tenete girate tra avanti e indietro, così almeno il rotolamento tra l'asse anteriore e posteriore è praticamente quasi uguale e non viene compensato dalle frizioni, perché se la macchina ha delle gomme differenti davanti e dietro, sia come grip che come usura e modello, ovviamente la macchina davanti e dietro ha una rotazione differente e viene compensato tutto dalle frizioni, che poi non durano niente, si bruciano. Quindi principalmente le gomme, come ho sempre detto e non mi stancherò mai di dirlo, sono la parte più importante della macchina. Secondo consiglio è quello di fare la manutenzione al differenziale come al cambio. Quando fate la manutenzione al cambio, richiedete anche la manutenzione del differenziale posteriore.
e, anche perché dentro pochissimo olio, ovviamente le frizioni, come ho sempre detto, vanno a usurare l'olio, perché ovviamente quando sfrizionano le temperature si alzano e chimicamente vanno a usurare l'olio, e già quello gli dà una mano. Poi ovvio che dipende tantissimo anche dall'utilizzo che ne fate, perché se voi fate un utilizzo prettamente autostradale, ovviamente durerà molto ma molto ma molto di più rispetto che alla stessa macchina utilizzata in città. Resta comunque un progetto fatto bene, perché è super contenuto. Ovviamente Mercedes è riuscito a montarla praticamente su tutte le vetture del gruppo col motore trasversale, e in condizioni di scarsa aderenza comunque ovviamente non è un vero 4x4, però vi dà una grande mano.